la emissione, quindi la disponibilità di denaro, e quindi ci strozza le economie o ci, diciamo, esalta le economie a secondo se un certo tipo di strategia politica gli fa più comodo per gli interessi economici che poi vanno a dividere gli azionisti o meno. Quindi oggi, come mi ha suggerito anche Angela, ma avevo già intenzione di fare, volevo passare a una fase più pragmatica, e cioè alla dimensione reale dello strumento che noi abbiamo messo a disposizione e che può essere una delle chiavi di risolutive del problema della liquidità sottratta. Quindi il discorso è come mettere in emissione questa cambiale sociale e soprattutto che cosa è questa cambiale sociale. Allora, la cambiale sociale, dobbiamo fare un attimo un po' di mente locale e riapprofondire un attimo una nicchia che non è stata molto disvelata. Il denaro, come abbiamo detto, è la rappresentazione del valore del lavoro dell'individuo. E questa rappresentazione del lavoro può essere fatta in tanti modi. Ultimamente c'è stato un ricercatore inglese che ha messo a punto un sistema anche di misurazione energetica, di consumo dell'energia e in base a quello valorizzare. Ma non andiamo così, a questa fase così approfondita, anche perché secondo me non può racchiudere tutte le essenze e le valenze dell'uomo, solo la questione energetica. E quindi ecco, il discorso principale da portare avanti è cosa occorre fare per quantificare questa quantità di valore. Ci sono stati nel corso degli anni, dei secoli, dei millenni, una serie di sistemi di scambio del valore e di valorizzazione del valore. Ricordo solo questi tanto per dare una piccola carrellata. Ad esempio, in area assiro-babilonese si usavano i sistemi di baratto, ma contabilizzato da una banca centrale. Esistevano questi granari centralizzati a Ur e altre città assiro-babilonesi, dove veniva centrato il raccolto e poi veniva contabilizzato il sistema numerario. Le tavolette raccolte, trovate dai ricercatori italiani, in particolare a Ur, raccontano appunto di questa storia. In area mediterranea e anche un po' egiziana, il discorso è stato fatto su una base di quantità di peso. Cioè praticamente c'era un discorso tecnologico che è subentrato alla fase precedente non tecnologica, che ha permesso la fusione in contemporanea di lingotti di rame e di bronzo. E questi lingotti avevano la possibilità di essere fusi in serie, per cui tutta una serie di coinvolgimenti non sto qui a dire, e comunque insomma questi lingotti permettevano poi il trasferimento del valore attraverso un baratto con un catalizzatore terzo. Cioè, fai conto, io ho la vacca da vendere, tu hai il grano da vendere, lo scambiamo attraverso un elemento terzo, che è questo rame, questo lingotto di rame o di bronzo, e
lì, diciamo, lo possiamo trasferire anche in un secondo momento, perché il problema del baratto principalmente è una questione, diciamo, un problema temporaneo, nel senso che io ho le patate in agosto, e però gli agnelli in aprile, e quindi c'era questo problema, e uno di questi problemi temporanei veniva, diciamo, risolto con il lingotto di rame o di bronzo che era inalterabile, non aveva problemi, non creava, diciamo, corruzione nell'arco del tempo, e quindi poteva essere scambiato in questo modo. Questi lingotti avevano molte forme, quella principale era quella a pelle di vacca. La pelle di vacca ovviamente è quella forma, fate conto, con le quattro zampe aperte, no? Ecco, quella per una serie di motivi non sta a dire, e quindi aveva, diciamo, questa forma e anche dei pesi molto variabili. I pesi variavano da 4 kg a 37 kg più o meno. Nel corso poi dei secoli, perché questa fase è durata circa 500 anni, praticamente c'era questo sistema che poi ha, diciamo, si è affinato nel corso degli anni e ha creato dei multipli e dei sottomultipli. Da lì è nato la dracma, il talento e quant'altro. Non entriamo nel merito, perché sennò siamo qui 3-4 ore, è solo per finire, diciamo, la carrellata descrittiva. E quindi poi da lì sono nate le monete. Perché? Perché c'era a disposizione questo minerale di bronzo, di rame e poi di altri minerali, per cui si è capito, si era nel frattempo capito che questo, diciamo, catalizzatore terzo era essenziale per, diciamo, una serie di motivi, e quindi c'era questa necessità di portare avanti questo, diciamo, percorso. E quindi da lì, quando la fase è diventata veramente redditizia, i primi ad assicurarsi del controllo sono stati i preti, come sempre succede. Non a caso oggi Ratzinger, il pastore tedesco, dice che il 46% delle ricchezze mondiali sono detenute dal papato. Il 46%? Solo il papato o anche altri? Cioè, i soldi ce l'hanno i preti. Faccio questa piccola digressione per dire che per circa 1600 anni il papato ha preso le decime dello Stato di Francia, di Spagna, di Portogallo, di Germania fino al 1500, e poi di altri paesi, Polonia, e anche fino al 1500 l'Inghilterra, eccetera. Che significa che il papato, con pochissima popolazione, con spese estremamente ridotte, aveva gli stessi bilanci in entrata di uno Stato come la Francia o anche molto più grande. Quindi è comprensibile quando Ratzinger dice che c'ha il 46% oggi di tutta la ricchezza mondiale, finanziaria mondiale. Quindi da lì è nato il discorso, per tornare appunto a quanto dicevamo, della coniazione della moneta. Le prime monete si sono coniate nei grandi centri oracolari. Delfi per tutti, per esempio, lì c'erano, ci sono trovate quantità enormi di monete con la civetta, per esempio con il simbolo della civetta che simboleggia anche altri concetti, ma che in quel caso lì simboleggiava la cultura e simboleggiava soprattutto la città di Atene. E quindi da lì poi tutta una serie di monete di ogni genere, di ogni tipo, di ogni taglio, di ogni peso, di ogni materiale, di minerale, e quindi fino a che poi la moneta è stata, diciamo, è svanita la convertibilità in oro e in argento, prima nel 44, poi nel 71, e poi da lì la, diciamo, sovversione del concetto di Stato da parte della grande finanza internazionale, che ha infiltrato in tutti gli stati occidentali,
Francia, Germania, Italia in particolare, e dove oggi, Grecia anche ovviamente, dove oggi abbiamo degli stati controllati dalle banche, proprio direttamente da governi che fanno riferimento alle banche. Questo per dire che le banche sono un antagonista, un nemico assoluto per noi di Alba Mediterranea. E senza la sovversione di questo sistema non si andrà da nessuna parte. Motivo per cui abbiamo trovato il modo per metterglielo in quel posto alle signore banche. Come?